arrivati a uno dei momenti clou del nostro festival, l'incontro con Pier Giorgio Branzi, introduce Silvano Bicocchi, direttore di uno dei dipartimenti in questo momento penso più vivaci e importanti della FIAF, che ha dato il via sul blog ad Agorà di Cult, proprio per promuovere situazioni come quella di adesso, oppure quella che avremo anche poi nel pomeriggio con il face to face e con l'incontro a quattro voci. Intanto approfitto per dare il benvenuto agli amici di Colorno, uno dei festival gemellato con Sasso Ferrato, a Ivano Bolondi e Montali, ai ragazzi di Colorno che questa sera alle 21.15 ci offriranno un bello spettacolo, secondo me in una delle cornici più belle di Sasso Ferrato, che è il Sagrato di Piazza San Pietro, proprio di là dalla piazza dove siamo questa mattina. Siamo in diretta web grazie a sassoferrato.tv e quindi io non vi auguro altro che una bella mattinata e ringrazio ancora per la sua presenza Pier Giorgio Branzi, che veramente ha aiutato il festival a avere un ulteriore momento di crescita culturale. È stato poi anche un piacere personale perché ho potuto incontrare una persona veramente squisita e che era troppo bello che io potessi incontrare. Quindi grazie ancora, buona mattinata. Buongiorno a tutti, io voglio darvi chiaramente il senso di questo incontro con Pier Giorgio. Il mondo della fotografia è un mondo di relazioni umane, assolutamente autentiche per quanto mi riguarda, per come io almeno ho cercato di vivere. E dentro questo mondo delle relazioni, in particolare nella FIAF, ci sono le possibilità di fare incontri straordinari. Uno di questi incontri straordinari è stato conoscere Pier Giorgio Branzi. Pier Giorgio Branzi, un uomo pubblico, un uomo che è nella televisione per decine d'anni, lo vedete sugli schermi, voi non ve lo ricorderete più, o forse non l'avete mai visto, dipende dalla vostra età. Un uomo pubblico lo senti lontano, no? Pensi sia irraggiungibile. Quando lo incontri viene fuori una persona come lui che ha un'esperienza di vissuto straordinariamente forte, che dopo ricorderemo, e un carattere, un'umanità assolutamente fortissima, piena di senso. E allora tutto si scioglie, tutto diventa possibile. È un uomo capace di parlare con chiunque. Quando dico che è capace di parlare con chiunque, mi dice già che è una persona che ha, è vero, un'esperienza, una conoscenza della vita è piuttosto importante. Il tema della bellezza di quest'anno poteva, così annunciata, è vero, essere scontato. O apparire scontato. Invece noi l'abbiamo fatto proprio per mettere in moto quello che la bellezza chiede, che è la creatività continua, che è assolutamente il trovare energie nuove per spingere avanti la bellezza, che è l'idea della bellezza, è l'energia creativa per generare questa innovazione dell'idea della bellezza. Abbiamo realizzato una mostra giù nel Sasso Ferrato, a Basso, dal titolo La bellezza sfuggente. Questo è stato il titolo. Perché? E poi ha il secondo titolo che dice questo: Pier Giorgio Branzi, Ferruccio Ferroni, Riccardo Gambelli, dal MISA alla soggettività. Perché è esattamente stato così. Il MISA, che è stato un gruppo
fotografico, formato a Senigallia da Giuseppe Cavalli nel 54 e chiuse le sue attività nel 56, quindi un tratto molto breve. Però ha avuto nella storia della fotografia italiana un ruolo importante. Perché? Perché nasce affiancato al gruppo della Bussola, affiancato nel senso che doveva essere il bimbo dei giovani autori prima di essere immessi in questo cenacolo dove i grandi autori del chiarismo esprimevano una idea molto precisa, con un'ideologia ferrea anche sul concetto di bellezza. La storia ha insegnato che ogni volta che la bellezza la vai a chiudere dentro dei recinti, poi tutto viene smontato. Assolutamente, perché le spinte della modernità, l'innovazione, è vero, del pensiero e dello spirito umano, chiedono nuove bellezze per alimentare, è vero, quello che è il mondo interiore e dare espressione al tempo che loro vivono. E questo è accaduto per questa generazione. Quello che a me ha colpito molto nell'incontrare, nello studiare, perché di Ferroni io ho collaborato a fare la monografia dell'autore dell'anno, che tra l'altro con sorpresa e piacere ho visto che è in vendita anche all'HF, non perdetelo perché vi trovate una monografia molto importante anche di ricostruzione storica dell'epoca. E conoscendo lui, oltre che a Ferroni, conoscendo Gamberri, che ha fatto un'esperienza diversa. Gamberri è un uomo che nasce dal popolo, una persona che non ha studi, che alla fine viene comunque accettato in un ambiente, quello di Senigallia, aperto alla buona volontà delle persone che volevano crescere. E quest'uomo, per dire, ha avuto nella contaminazione la possibilità di una crescita umana molto importante. Era fattorino postale, ha fatto tutta la carriera dell'ambiente postale, è arrivato di Vicenza. Questo per dire cosa vuol dire immettere la cultura nella mente di un uomo, può cambiare veramente la vita, e questo vale anche oggi. Queste tre figure mi hanno dato una chiara immagine di quella che era la fotografia militante, cioè una fotografia che andava dentro la vita delle persone in un modo invasivo, un qualcosa di quasi ossessivo, ossessivo nel senso che per loro era linguaggio, il linguaggio per esprimere quello che avevano, è vero, da dire. Giuseppe Cavalli a loro insegnato quello che poteva essere un'immagine di bellezza, ma mentre gli insegnava quello scriveva su Ferrania: l'arte non si insegna, l'arte non si insegna, ma il suo frutto più importante, che è la bellezza, invece è assolutamente importante insegnarlo, perché l'uomo non nasce imparato nel senso della bellezza, ha bisogno di avere dei modelli dai quali iniziare il proprio percorso. La bellezza, ci sono uomini che hanno il dono di vederla a dei livelli altissimi. Io conosco fotografi che hanno la quinta elementare, ma non c'è proporzione nel senso estetico tra il loro studio e la loro capacità estetica. E quindi sono doni, ma hanno dei percorsi anche dietro, ecco, che giustificano quello. Quindi la bellezza è un percorso che si fa insieme all'interno di società culturalmente, vero, anche ben formate, che porta a una continua evoluzione. Il discorso pertanto era legato al fatto di nascere all'interno di questo gruppo e poi il gruppo si scioglie, però ognuno ha continuato a fotografare e ha avuto il proprio percorso. Per Giorgio Pranzi, a differenza degli altri, è un uomo che ha altre necessità,
nella sua esperienza estetica, oltre alla fotografia, ha posto la pittura, l'incisione, e c'è un suo perché. Andiamo a leggere un po' il suo tratto biografico, in modo di avere degli elementi e quindi capire anche perché, poi dopo ci dirà alcune cose. Pier Giorgio Brandi nasce a Firenze nel 1928, comincia a fotografare negli anni 50. Formatosi alla tradizione figurativa toscana, si identifica inizialmente nel realismo formalista per poi maturare un personalissimo realismo lirico. Personaggi e volti colti nel consortile sarcasmo, segnato da una vena surreale in equilibrio tra un lirismo sommesso e una vivida caratterizzazione psicologica. Nel 1955 intraprende un lungo viaggio in motocicletta attraverso l'Abruzzo, il Molise, la Puglia e la Lucania, la Calabria e Napoli, ma anche verso le zone depresse del Veneto. L'anno successivo attraversa la Spagna. Collabora all'esperienza editoriale del Mondo di Mario Pannunzio, registrando con le sue immagini la nascita convulsa della società di massa, il formalismo nei comportamenti della nuova borghesia, il graduale processo di omologazione consumistica. Verso la fine degli anni 50, dopo aver abbandonato gli studi di giurisprudenza, rallenta l'attività fotografica, cercando uno sbocco nel giornalismo scritto. All'inizio degli anni 60 è assunto alla RAI. Nel 1962 il direttore del telegiornale, Enzo Biagi, lo invia a Mosca, quale corrispondente televisivo occidentale nella capitale sovietica. Rimarrà a Mosca 4 anni, una lunga convivenza resa possibile dal primo disgelo khrushchevino e che gli permise di riprendere in mano la macchina fotografica. Nel 1966 lascia Mosca per assumere l'incarico di corrispondente da Parigi. Dopo il maggio del 68 rientra a Roma come commentatore e inviato speciale del telegiornale. Realizza inchieste e documentari in Europa, Asia, Africa. Dopo l'esperienza moscovita lascia la fotografia sperimentando la pittura e l'incisione. Riprende a fotografare a metà degli anni 90 per una rivisitazione dei luoghi pasoliniani. Nel 2007 sperimenta le possibilità della tecnica digitale. Numerose mostre personali delle sue immagini sono ospitate in gallerie private, musei, istituzioni pubbliche. Ecco, questi sono alcuni tratti della sua vita e della sua persona. La parola a te, Pier Giorgio. Ti ringrazio per questa benevolenza, sei sempre generoso, e non posso ringraziarti per il tema, perché parlare della bellezza è compromettente in tutti i sensi. Poi, questo che è impossibile definire la bellezza, come, insomma, si intende come armonia, proporzione geometrica, non è una categoria definitiva, autonoma, immutabile, è un concetto che non sembra poter reggere che sia immutabile. Tra l'altro, per riconoscerla ha bisogno di parametri di riferimento, non si può, e quella è la bruttezza, però anche la bruttezza ha bisogno di parametri di riferimento per definirne i confini. Certo, basterebbe definire il brutto per sapere cosa sia il bello e viceversa, però è un cane che si morde la coda. Oltretutto il tempo può cambiare il giudizio,
fino a confonderlo nel risultato. Il bello ritenuto assoluto, come sappiamo, può scolorarsi, anche decadere, il brutto invece rivelare aspetti appetibili, interessanti. Il bello e il brutto, insomma, tendono a avvicinarsi e a confondersi e a invertire il risultato. Il bello ritenuto assoluto, appunto, può scolorarsi e quindi il giudizio non appare mai oggettivo, ma soggettivo. Ognuno ha il suo bello e il suo brutto. A Roma c'è un andante popolare molto centrato, dice: ogni scalafone è bello per mamma sua. Ed è il giudizio più corretto che si può dare. Ma anche personaggi come Voltaire hanno affrontato il problema. Scrive Voltaire: domandate a un rospo cosa pensa lui, quale sia la bellezza, risponderà la mia compagna, mi piace molto questi suoi occhi a palla appoggiati su una fronte piatta come una piazza, e questa sua bocca capisce l'orecchio destro con il sinistro tutto collegato, mi piace questo suo collo che è gonfio e striscia per terra, mi piace soprattutto quando mi invoca all'amore con questa sua voce dolce. Così, ecco, questo è il giudizio di Voltaire e io mi associo. Poi tra l'altro c'è anche stato di recente una conferma accademica. Niente meno che Umberto Eco ha scritto un bel volume interessantissimo sull'elogio della bruttezza, poi ha scritto anche sulla bellezza, ma quello della bruttezza è veramente interessante. Gli artisti tra l'altro quasi sempre giocano su due binari, rivelando una particolare disponibilità a prestare attenzione all'una e all'altra categoria in alternativa. Vediamo Leonardo da Vinci, i suoi quaderni sui visacci, che tra l'altro è di proprietà della regina d'Inghilterra, che evidentemente non sfigurano questi sul piano espressivo all'ambiguo e ineffabile sorriso della Gioconda. Ma poi tanti altri, prendiamo Goya, di cui conosciamo dei dipinti eccezionali, ma i fogli a inchiostro nero su deformi streghe e furiose furie sono considerati più efficaci di tanti suoi oli. Poi se uno volesse citare grandi fiamminghi, Bosch, Grunewald, Bruegel, perché ci fa intravedere le orride, direi, visioni alle quali può giungere l'immaginazione dell'uomo. Un panorama stupefacente del brutto affrontato da questi artisti. E poi non dimentichiamo Picasso, e poi da lì con i paesaggi e i cavalli dalle gambe molli, Otto Dix, gli espressionisti, Munch, Odion le donne, fino ai contemporanei, per esempio lo sceno ghigno del contemporaneo Bacon che deforma i volti dei suoi personaggi. Anche in architettura non mancano questi giochi di invertire volutamente le leggi di una condivisa armonia. Prendete San Basilio che chiude la Piazza Rossa. Il suo fascino in realtà, che non sempre si
sottolineo, è dato dalla sua voluta asimmetria. Da qualunque parte lo si osservi, girandoci per ore, se si vuole, non dico l'abbia fatto per ore, ma quasi, insomma, attorno, dopo non potremo mai dire qual era la facciata, il lato destro, il lato sinistro, niente meno che poi l'abside. Dentro è un crogiolo, un dedalo di corridoi, salitine, discese, scalette che si incrociano, si perdono nelle cupole. È un luogo singolare, ma certo non adatto a pregare, ecco. Ti contorge la mente questo dedalo, ma è un po', se si vuole, il sottovena di una certa follia dell'indole e della cultura russa. Ma questo desiderio di un oggetto che non corrisponde ai canoni, agli schemi della bellezza condivisa, si trova dappertutto. Prendete il farmacista, non mi ha curato bene. Prendete per esempio il Guggenheim Museum di New York, un'ellisse che si avvolge nello spazio allargandosi e diventa una specie di cono gelato rovesciato, che è un'icona perfetta dell'idea di New York. Non vorrei essere però tra quelli che devono attaccare un quadro piatto su una parete convessa, né tantomeno appoggiare una statua sul percorso che sale, che è tutto inclinato. Quindi c'è funzionalità e bellezza per conto suo. A volte non concilio. Allora, vi domanderete perché vi ho sottoposto a questa filastrocca, ma ci arrivo subito. Il curatore di questa mostra, l'amico Simone Bicocchi, mi ha chiesto di esporre esempi di vari momenti rilevanti, qualificanti del mio percorso di autore, lungo ben 6 decenni. In così lungo tempo sono cambiate tante cose. Tante cose in fotografia e soprattutto sono cambiati, lo confesso volta a volta, i miei interessi e con essi i soggetti che intendevo proporre. E anche le fughe per la tangente, come mi ha chiesto esempi della mia minore passione per la pittura, l'incisione, e ho scelto una cartella dedicata a Bulgakov, che poi c'è assonanza dichiarata con le ultime lavori di quei test di pesce, eccetera. Sono sempre animali strani, mostri, eccetera. Ma un filo lega ed è presente e rintracciabile questa lunga ricerca figurativa, ed è l'ancoraggio alla forma. Mi ritengo però di non poter essere catalogato come formalista nel senso decadente della forma. Fotografare è un'operazione solitaria e compromettente, e non può essere altrimenti. L'obiettivo, si sa, è rivolto verso l'esterno, ritrae, riprende la realtà che ci circonda, ma l'immagine proviene, l'immagine definitiva, proviene dal nostro intimo più nascosto e ci racconta e ci smaschera. Fotografare è anche un po' come disegnare, almeno per me, rincorrere la forma, appunto, che è l'etica, la forma è etica di ogni configurazione.
ma la forma non è il tratto che la delinea, ma la sua compenetrazione con il contenuto che si intende esprimere. Questo è importante per me. Per comunicare questo contenuto l'immagine deve essere, offrire una lettura comprensibile, facilmente leggibile e anche accattivante. Non è un peccato scegliere una forma accattivante per far capire che cosa si vuole. Che cosa si vuole far intendere con quell'immagine. E questo porta a cercare di raggiungere l'unicità e la forza dell'icona. Per me una buona foto è, deve essere cercare di trasformarsi in icona. L'icona è qualcosa che poi condivide la conoscenza. Vi ricorderete di quel buon uomo di Bin Laden? Noi l'abbiamo visto in tre luoghi, in tre atteggiamenti, a parte l'ultimo che stava guardando la televisione leggendo dei suoi interventi, ma attraverso la televisione noi l'abbiamo visto in tre luoghi, in tre atteggiamenti. Solitario, in cima a una montagna, con un bastone in mano, come un profeta, pastore, profeta, contatto diretto quasi con la divinità, come dire, io non sono solo, guerriero, sparapacchiando un Kalashnikov in ginocchio, se ricordate, attorniato da benevoli seguaci, e comunicatore. Quando lui comunica quello che vuol fare intendere, e quello che porterà la sua azione, lui assume, facendo le prove, abbiamo visto poi le prove che faceva, di un'immagine fissa, frontale, senza mai battere un ciglio, lui a mezzo busto e con una mano e un dito così. Questo è lo schema base delle icone bizantine, greche, russe, di tutto l'Oriente, ed è l'immagine del Cristo pancreato. Tutti lo capiscono, anche i musulmani che convivono da sempre con i cristiani. E quello è l'unico messaggio, l'unico atteggiamento che ha scelto per comunicare. Tutti hanno capito che pastore, tutto quello che si vuole, guerrigliero, ma state attenti perché qui succede qualcosa. Ecco, nei vari momenti del mio percorso sono partito dal contenuto che volevo comunicare, sia in analogico che in digitale, ma insomma non sono mai partito dalla forma per poi riempire il contenuto. Mi spiego brevemente, se no se sarà qualcosa. Ho iniziato cercando la forma. Toscano, come si fa a non avvicinarsi alle espressioni formali del Rinascimento, la gabbia prospettica, eccetera. Ma dopo un paio d'anni, tre, potevo pensare, ero pieno di entusiasmo, di pensare a passare la vita a cercare la forma delle bottiglie. E quindi sono passato all'uomo, ritratti dei miei amici fotografi, eccetera. E anche subito dopo erano momenti in cui si chiamava a un impegno civile, anche politico, ma non ho fatto mai politica, a un impegno civile. E quindi sono partito per il sud, per conoscere l'Italia, di cui tanto si parlava, del sud, che era la speranza allora, negli anni 50, dello sviluppo
dell'Italia, in parte poi lo è stato, però era a quel tempo una zona vuota, nessuno sapeva cosa era, chi c'era, i volti di questi personaggi. E quindi feci il periplo di tutto il sud, partendo dall'Abruzzo giù fino a tutta la Puglia, la Basilicata, la Lucania, la Campania, insomma, fino a Napoli. E lì la forma si formò in quel momento. Capii che dovevo far vedere i volti, ma anche i luoghi, collegare il volto con il luogo. Poi ritorno, vi richiamo questa affermazione, in cui il volto, che poteva essere anche una maschera di una certa cultura di quel momento, ma bisognava collegarlo ai luoghi, al Verobello, alla Calabria, alla Lucania, altrimenti che cos'era? Era un gioco formale. Poi sono passato dal mondo, un altro tipo di immagini mi si chiedeva, di che critica civile a un momento cruciale della cultura e della politica italiana, di sviluppo economico, però della crescita di una borghesia ancora un po' incolta, e quindi mi si chiedeva più un giudizio quasi, non dico politico, ma civile sullo sviluppo in quel momento. Visto poi che non riuscivo a diventare professionista fotografo, mi dette al giornalismo, visto che i testi li pagavano e le fotografie no, però a me interessava questa unione tra testo e fotografia, e quindi però non ci riuscì, e quindi abbandonai la fotografia. Sviluppare la parte letteraria, diciamo giornalistica, e poi passai, fui assunto dalla RAI nel 60, due anni dopo mi mandarono a me viaggio e mi a Mosca, mi disse stacci una settimana, un mese, vedi te, perché non c'era stato nessuno dei corrispondenti occidentali. E poi ci sono rimasto 4 anni. Ecco lì cambiai la forma. Non potevo pensare di fare le foto come le facevo per il mondo di Fannunzio o nella scorribanda in motocicletta nel sud. Era un mondo che nessuno conosceva. Quelli che hanno la mia età o meno si ricorderanno forse che anche in televisione noi conoscevamo solo i volti della nomenclatura, la Piazza Rossa il 7 novembre per la ricorrenza della rivoluzione e il 1° maggio, ma volti di uomini, donne, vita quotidiana non c'era, non potevo neanche io fare che era proibito, doveva fare, ma insomma la Russia era la Corsi subito, era il paese dove niente era permesso e tutto possibile. Difatti poi ho vissuto 4 anni senza accidenti. E quindi cambiai modo di forma, cercai di abbandonare anzi ogni forma che avevo in testa, che avevo, se si vuole, sperimentato nel sud per il mondo di Pannunzio, e cercai di una foto che avvicinasse, facesse vedere, e spero di esserci riuscita. Ora con il digitale sarebbe molto più semplice, che poi parleremo se volete del digitale, perché io la ritengo una rivoluzione degna di Gutenberg, prima e dopo. Oggi ogni famiglia ha già 1, 2, 3 camere
compatte, fa fotografie anche troppo, pensando, insomma, è un gioco come telefonare a volte senza ragione. E ha cambiato, prima eravamo degli amanuensi, i fotografi erano rari, insomma, invece poi è diventato quello che è diventato nel digitale. C'è una falsa battaglia tra quelli che hanno accettato il digitale e non solo. So che c'è stato delle vittime recenti. Eccellenti proprio vittime, antesignano dell'anti digitale che hanno ceduto, sì. Ma è una falsa battaglia, perché voglio dire, io provengo da questa cultura rinascimentale perché ci sono nato, ma cambiò immediatamente quando arrivarono 3 o 4 olandesi, fiamminghi, vecchi olandesi, che introdussero l'olio di lino. Allora non importava più che la fiamminghi, ma si poteva fare su tavola, su tela, e quindi non c'era più soltanto il committente della chiesa, ma potevano essere i principi, i personaggi borghesi, i ricchi. Ci fu questo enorme cambiamento. Quando nell'Ottocento qualcuno inventò il colore tubetto, nacque l'impressionismo. Nessun pittore, David, pompieri francesi che erano più raffinati, potevano pensare ad andare nei ventosi campi del sud con la polvere e l'olio di lino per fare la miscela. È arrivato il tubetto, sono cambiate, no? Un'altra rivoluzione fu il piccolo formato, e certo che le persone non potevano andare in giro con il treppiede, ci poteva andare, ma non faceva quelle foto, non faceva quella rivoluzione culturale fotografica che ha fatto. Ma comunque oramai mi sembra uno può dire sì, ma c'è il cinema, perché ricorrere alla fotografia? La fotografia ha una stabilità che il cinema non ha, nel senso è molto più soddisfacente come racconto, c'ha il dialogo, c'ha la colonna sonora, perfino per andare all'attacco i soldati devono sentire la trombetta dell'attacco, se no invece, ma chi ha detto? Quindi c'è un però c'è una situazione diversa. Il cinema è un rito. Si entra in questa sala buia avendo pagato il biglietto, quindi questo ci impegna l'attenzione. Su una parete, come ora, appaiono figure che si muovono, tutti insieme sorridono, ridono, piangono, si commuovono, e nessuno conosce il vicino. È un rito collegiale in cui non conosciamo in realtà quelli che insieme a noi si commuovono, sì, o piangono oppure ridono. Dopo un'ora e mezzo finisce, tutti ci si alzano, non si vedrà più neanche una fotografia di quelli che sono stati insieme a noi a commuoverci, e dopo 10 minuti ricomincia il dramma per gli altri. Questo ci fa creare un'attenzione che, per esempio, quando vediamo lo stesso film in televisione non c'è, perché è un ambiente familiare o solitario, o conosciamo che il nonno si commuove più facilmente e il ragazzino ride prima degli altri.
è una situazione completamente diversa. Però la televisione c'ha altre, situazioni. La televisione è un'esperienza nella sua collegialità. Tra l'altro nel cinema, se voi ricordate i film che avete visto, sfido chiunque a farvi a ricordare più di uno o due fotogrammi. Ne passa 24 ogni minuto, ogni secondo. Ma un fotogramma, due, io sono sicuro che via col vento, la Bibbia televisiva, cinematografica per eccellenza, al di là del bacio di Clark Gable con Atlanta in fiamme alle spalle, eccetera, anche il racconto sparisce, non è che si afferri come la fotografia. La fotografia ora mi dice una cosa, dopo mezz'ora me ne dice un'altra, dopo un giorno, una settimana, un mese me ne dice un'altra ancora. Ieri sera il rappresentante della regione fece un esempio molto preciso e molto appropriato. A casa aveva trovato una fotografia vecchia di suo nonno di un toro di 8 tonnellate, una cosa incredibile. Però si vedeva, per esempio, le mani del nonno, il contesto, le scarpe, e gli apparve non un toro di 8 tonnellate, ma tutto un mondo che aveva conosciuto lui, perché aveva conosciuto il nonno, l'ambiente della presenza. E come dice Lac, l'astronoma che parla un fiorentino pulito, che anche lei sulle vecchie foto dei parenti dice: noi vediamo, osserviamo per professione il cielo, stellato, se no non accendono neanche il manacro e stetoscopio, cielo stellato, ma noi studiamo i movimenti di stelle che sono spente da milioni di anni. Noi non vediamo le stelle di oggi, di questa notte, ma vediamo quelle che sono spente da milioni di anni luce. Eppure è quello che noi vediamo. E con una vecchia fotografia della famiglia, diceva, mi ricordo, la televisione fece, che a noi ci appare, non c'è più questa famiglia, questi antenati, questi nonni, bisnonni, combattenti sul cazzo, non ci sono più. Però per noi c'è qualcosa che ci viene proprio. E questo è, diciamo, il premio della fotografia. Però, non so, se vi siete stancati, perché se entro in televisione, dopo 35 anni, c'ho qualche... No, perché la televisione crea una estasi della comunicazione, dico io, come i grandi mistici, è un flusso talmente ininterrotto, sovrabbondante di messaggi e informazioni, che pena in certi casi lo squilibrio psichico e ci costringe a rimuovere tutto cambiando canale. Il messaggio che ci arriva attraverso la televisione è un messaggio che è difficile che si sedimenti nella nostra coscienza critica.
è un rumore, è un rumore di fondo che si è sovrapposto alla comunicazione, è un brusio che si sostituisce al colloquio. Tutto viene drammatizzato in televisione, ma anche tutto esorcizzato. Non è che poi ci si commuova poi troppo. Dice, quanti morti in Siria oggi? 85. Ah, ieri erano 128, si fa meglio. E questo tende a contribuire a collocare lo spettatore in un sistema tolemaico. Lui al centro, solitario, e il mondo che gli gira attorno, come indicava Pedera, il cosmo e il cielo stellato. Dal fondo della propria poltrona, in pratica, scivola la dimensione del teatro, come in teatro, se sta guardando. Dove sempre come teatro il spettatore mai interprete, meno è mai il protagonista della televisione, se non si butta dalla finestra nessuno lo prende sul serio. Vive attraverso i pochi individui che vede agire, non vive in realtà, ma è vissuto. È una rinuncia a partecipare al processo di comunicazione, crea di fatto una realtà artificiale, a senso unico, estraniante, una realtà irreale. In realtà è proprio un distacco dalla realtà. Per esempio, mi dicono che in America il blues dei neri dell'Alabama tendono a sparire. Non perché cantano male o non hanno più ispirazione, tra loro ancora usano questa ispirazione di attaccarsi a questa ispirazione. È che la domenica guardano la televisione, la messa in televisione, e quindi non hanno più la possibilità di partecipare, isolano la televisione. E poi mi è successo alcuni episodi, per esempio quando lavoravo al telegiornale, l'ho già citato qualche volta, mi sembra averlo anche pubblicato, e godevo della scontata popolarità di chi appare sul video. Mia moglie sentì, che era dietro di me, due commesse di un looping. Che parlavano concitatamente dietro di me, indicandomi, guarda quello, e l'altra dice, ma chi è? È quello che fa Pier Giorgio Branzi. ma ancora succede così. Di fatto non ero più niente, era una proiezione fisica, un simulacro, un ectoplasma del personaggio che interpretavo, io non lo sapevo, ma interpretavo un personaggio. Insomma, la morale è che queste due ragazze avevano trovato quello che altre sue loro coetanee, avevano trovato in una famosa trasmissione di Arvore, il cacao meravigliavo, non so se io ero l'ufficio stampa, mi dicevo che stampa della RAI quegli anni, e per più di un anno tutti chiedevano al negoziante il cacao meravigliavo, non c'era una tavoletta di cacao meravigliavo, era una, semplicemente una trasmissione di successo. Ecco, che so. Poi c'è purtroppo le cronache invece drammatiche, ma anche queste si trasformano velocemente in favole. Le favole, sotto ogni parallelo meridiano continente, hanno una struttura, mi dicono gli antropologi.
fine antropologa, hanno una struttura precisa, quattro personaggi: la vittima, il mostro, l'eroe e il re. C'è sempre, questi quattro ci sono sempre. Molti ricorderanno, quelli più anziani, la vicenda di Verniciano, un bambino cadde in un tubo, in un pozzo, un tubo di metallo, di plastica, troppo acqua, tanto, di 20 centimetri, un bambino piccolo, magro. E ci fu una partecipazione per un busto macabro, la televisione aveva una diretta eccezionale. Alcuni colleghi giornalisti arrivarono alle mani, perché chi voleva essere mandato a fare questa cronaca, che era eccezionale comunque. E poi arrivò l'eroe, lo smilzo, uno magro magro che dopo due giorni si fece calare a testa in giù per afferrare il bambino caduto nelle fauci del mostro. E c'era anche il re, apparve anche il re a un certo punto, il presidente Pertini, che si commosse in diretta. Quindi una favola più bella di questa. Noi ce la ricordiamo proprio perché non fu una bella favola, non ebbe un bel finale, buono, ma realtà concreta dell'immagine era quella della favola. Quindi anche quando affronta problemi drammatici, non riesce. Ho parlato di estasi della comunicazione, non l'ho inventato io, perché in definitiva il messaggio elettronico non tende più a rinviare un avvenimento, ma alla promozione di se stesso come evento, lo dice Baudrillard. Sembra quindi di aver superato anche la dimensione della realtà irreale di cui parlavo prima. Affrontando e entrando in quella che appunto si può definire estasi della comunicazione, dove ciascuno, come nell'esperienza dei grandi mistici, si sente in stato di esaltante rapimento, di soddisfatta serenità, di gratificante stordimento, di sospensione dalla sofferenza del vivere. Di estasi, appunto, dice per Baudrillard, nella fallace certezza di tutto vedere, tutto sapere, seppur in realtà senza partecipare a niente e niente conoscere. Ecco, la fotografia con la televisione ebbe poco da spartire, è unica ed ha una capacità di durata che nel cinema, meno che mai la televisione, può raggiungere. Grazie. È stato generosissimo, ci ha dato una dimensione del concetto di bellezza sua, soggettiva, che ha dimostrato quanto è stata radicata dentro la propria vita, ha toccato ogni attimo della sua creatività, sia sotto l'aspetto professionale, è vero che artistico. Ci ha dato un esempio di come dobbiamo rapportarci con
questo compito che alcuni uomini hanno, che è quello di creare la bellezza. Gli altri sono chiamati a comprenderla. Io dico questo per togliere quell'obbligo, no? Non tutti hanno l'obbligo di essere artisti, di essere creativi, hanno altri compiti. Però, voglio dire, davanti a questo tipo di espressione tutti dobbiamo arricchirci, perché alimentarci dei frutti dell'ingegno, della creatività umana porta un miglioramento di tutti e della società intera. Il dramma e l'impegno davanti al concerto Rivoluzione della Bellezza direi che è stato il motore della vita delle generazioni del Novecento in particolare, ma lui ha fatto un excursus molto molto più ampio e ha dato una dimensione che in pratica è proprio connaturale, no, alla natura umana. Ecco, io adesso vi lascio volentieri la parola, penso che qualche domanda Pier Giorgio, come sempre con la sua intelligenza, la sua simpatia, la sua ironia, saprà affrontare qualsiasi argomento. Tu non hai niente da chiedere? No, ho lasciato 20 secondi, dopodiché... Signore, vieni. Ma si sente, buongiorno, approfitto, è un'occasione straordinaria per chiedere una cosa, viene molto spontaneo, anche per il fatto che c'è questa mostra con Ferroni e Gambelli che ancora non ho visto, non vedo l'ora di vedere. Per chiedere questo, io cerco, l'ho conosciuta ecco, come membro del MISE, però ho cercato così, in quanto appassionato di fotografia, e di studiarla anche per tutta l'attività che lei ha svolto, quindi di giornalista, eccetera, eccetera. Ho notato a volte con un po' di dispiacere, devo dire, ma io lo chiedo proprio per chiarire, se è possibile chiarire, che in alcune bibliografie, anche dei documentari in particolare mi riferisco, dove ecco, veniva descritto un po' tutte le sue esperienze, la sua vita, in linea di massima, ecco, naturalmente anche per la sua importanza eccetera, viene sempre messo in evidenza, ecco, il suo percorso di giornalista eccetera, dedito anche alla fotografia, ma in alcune biografie, ecco, questa esperienza del MISA viene diciamo tolta oppure non viene sottolineata, non viene inserita in altre, insomma, all'interno della sua vita, perché naturalmente lei ha vissuto esperienze straordinarie tantissime, quindi bisogna anche selezionare a volte, però io ho notato questo. Allora, come per esempio in particolare questo suo bellissimo documentario che lei ha fatto già a TV, che ho acquistato e ho visto, molto bello, dove ecco, lei descrive tutte le sue esperienze. Ecco, questo, diciamo, fase originaria, fotografica, culturale del MISA, ecco, non è stata, diciamo, insomma, descritta. Può essere un fatto del regista, naturalmente, eccetera. Allora io mi chiedo questo, anche se prima mi ha risposto, perché è stato molto interessante sentirla in un ragionamento veramente aperto di innovazione, cioè lei così aperta al digitale, eccetera, questa sua apertura all'innovazione. Ecco, allora, questo non mettere a volte, questa sua appartenenza a questo MISA che è durato poi poco, ma è diventato leggendario forse grazie un po' a noi, non tanto al gruppo stesso. Allora mi chiedo, se probabilmente
Noi marchigiani siamo forse un po' troppo concentrati su questa tradizione, e quindi anche per questo questo suo incontro viene a volte non messo, e quindi perdiamo quello che è il rinnovamento del linguaggio fotografico. Ecco, quindi a volte insomma io ho questa impressione che ancorarsi troppo alla cultura, alla tradizione, ecco, a volte ci fa perdere quello, però penso anche che sia importante studiare quello che è successo, perché forse ci fa leggere con più attenzione il contemporaneo. Ecco, grazie. No, grazie, perché è un argomento certamente interessante e anche attuale. Ma quello di quel documentario, insomma, documentario prima DVD, tanto per quel DVD. E quello non è studiato, sì, non è un documentario studiato, preparato così. Mi dissero appunto di volerlo fare, sono venuti a casa, deve fare. No, lei dice, volta a volta ci fa vedere delle foto, racconta, ma senza un quadro generale, insomma. E quindi cominciai con i ricordi di famiglia, infatti le prime immagini delle mie sorelle, che la madre mi chiamò e mi disse, le sorelle non si espongono, e per dire il clima, ma non c'era una scaletta da seguire, volta a volta, perché poi la mattina, pomeriggio, il giorno dopo vennero e altre cose, quindi non c'era da fare una storia, anche perché non ci sarebbe entrata, insomma, lo volevano inserire, lo inserirono, e mi piacere queste immagini dalla Russia, girate in Russia 60 anni fa. Il 12, questo 2012, esattamente 60 anni fa, di quest'epoca, arrivai di settembre, sì, arrivai a Mosca, quindi mezzo secolo preciso, anche lì non è che parlai della Russia o delle difficoltà, cioè, quello che la fotografia che io mettevo sotto mano non erano in ordine, non erano preparate, e quindi a me non è andato bene così, devo dire, quello, perché non volevo fare una lezione di fotografia, era una serie, cioè, che Benengo, Shanna, tutti questi qui, che io venisse a fare come sesto una lezione sulla mia vita, né per me né per me. Quindi a me è uno spaccato di certi miei racconti. Il MISA, il problema del MISA si è creato dopo. Cioè, in quel momento non l'abbiamo fondato noi, ecco, non l'ha fondato Giacomelli, Camisa, Branzi. Io tendevo a riunire questo gruppo di tre che eravamo collegati sul piano amichevole, soprattutto dell'amicizia profonda, sia con Camisa, che poi frequentava Firenze perché era fidanzato con un'amica delle mie sorelle, insomma era tutta una vicenda. Ecco, nacque in realtà a Firenze, se si vuole, non come titolo Misa, perché c'era poi
Salani, che era lo stesso fidanzato di un'altra mia sorella, insomma, era un gruppo familiare. E quindi poi invece si concretizzò, perché con il passare degli anni si creò un legame preciso tra me e Giacomo De Camisa, ecco. E difatti rimanemmo noi, gli altri non ci frequentavamo molto. E poi fu creato su proposta o cooptazione di Cavalli, ci comunicò che aveva fatto questo gruppo e ci aveva messo noi tre. E poi si allargò. Questa fase di allargamento io l'ho perduta, perché nel 58 praticamente abbandonai la fotografia e passai al giornalismo, e quindi non seguivo più se non telefonicamente, non andavo più anche lì in motocicletta a Senigallia a vedere il curaglione stellato, un Ducati di 48, una roba quindi io non ho vissuto per questo. Direi si fa torto a considerarlo un po' la continuazione della bussola, perché era l'opposizione della bussola, cioè la posizione a cavalli, detto in termini, perché poi c'era anche un toscano, geografo, quello che ha fatto nel segreto Tibet, Maraini, forse Maraini, quindi lo conoscevo. Beh, era un gruppo che noi ci attirava perché non condividevamo l'impostazione solo formalista, solo chiarista, ma questo vuol dire la questione, anche se fosse stato della gondola, si sarebbe verificato questo. Quindi farlo legato troppo alla bustola gli ha dato aspetto negativo questa scena, ecco, perché non è la musica, è la trasformazione della musica, perché poi siamo stati tutti cavalliani inizialmente, non è che fossimo, è che nella quotidianità poi ci siamo noi formati e loro erano già fossilizzati su una posizione estremamente seria, culturalmente preparata, non era della cattaticci, era nati prima della guerra, un gruppo di amici fedelesi, Bender, Lenz, i fotografi di allora seri erano. E noi si veniva dopo la guerra, siamo lì, cominciavamo a modificare altre sirene, ecco. Quindi non è stato fatto, è stato fatto molto per il Misa, ma non secondo me con la chiave giusta, ecco, che è di integrazione tra il chiarismo cavalliano dei Bender e le nuove ispirazioni. Ad esempio la parte diciamo di impegno civile che anche io cercai di, io vivevo in un ambiente molto impegnato sul piano sociale, un ambiente familiare di lunga data, insomma, tanto per capirci, e quindi era un clima che invitava a verificare, a vedere e toccare con mano certe realtà sociali. La bussola era un poco dei
nobili della fotografia, e ogni aspetto sociale che emergeva dalle mie prime foto non era gradito il minimo, a Cavalli in particolare, che era, non dico il monsignore, ma il terra del Marche al suo valore, no? Insomma, tanto mi qualificava come comunista, io ero all'opposto, la mia famiglia era all'opposto, si impegnava, anzi combatteva sulla pelle, aveva combattuto sulla pelle su certe vicende, che, insomma, la qualificazione dispregiativa e basta, perché la sua bocca era spregiativa, non potevamo, non potevo io, insomma, dava noia, ecco. Quindi ci fu dei contrasti, se vuoi, non confessati dall'una e dall'altra parte. Non ci fu un confronto, se non l'ultima volta che poi si sciolse, uscimmo dalla bussola, si sciolse praticamente la bussola senza neppure dichiararlo. Ecco, quindi è un capitolo che andrebbe, anche perché era un fatto anche formale delle immagini, di Mario e di Camisa, molto compenetrate, insomma, il bianco-nero contrastato, insomma, non so chi lo creò per primo, insomma, ecco, non voglio ora tirare l'ancia a favore di autoance. Insomma, non c'era poi concorrenza, ecco, tra noi non c'era concorrenza, anzi ricerca di andare avanti insieme. Là c'era un arroccamento di prestigio, dignitoso, di grande fotografia, era l'unica fotografia in Italia, diciamo la verità. Quindi non è studiato bene questo rapporto, ha detto bene. Io penso che il tuo contratto sia stato assolutamente assolto, pienamente. Non so, qualcuno vuole fare un'altra domanda, però sarà l'ultima anche per non staccare. No, non è necessario, mi divento a ricordare. Magari se c'è qualcosa di particolare. Buongiorno. Patricia Biondi, ci siamo sentiti sempre telefonicamente finora. Infatti mi piacerebbe se nei particolari ci raccontasse un po' l'intensità di questo rapporto vissuto con Giacomelli, visto, insomma, sono di parte, allora vi faccio proprio la domanda su Giacomelli. Grazie. Aveva una sensibilità, una poesia che io e Camisa non avevamo, non c'è dubbio. Cioè, la differenza tra un giornalista e un poeta è enorme. Come giornalista posso dire, non so, un episodio qualsiasi. Ieri poi c'era la Libia, sono stato sul comodo, giornata come giornalista, potrei dire, giornata grigia, piovigginosa, nebbiosa, non si vedeva, il mare si sentiva, ma non ho visto, non ho visto. E questa è la formula giornalistica, che è un po' un spettacolo. E il poeta dice, la Libia del Timone più vicina, non sa se sotto il mastrale, pur da biancheggio non è mai. Ha fatto una poesia, ma ha fatto anche una fotografia. Tutti ce l'abbiamo sott'occhio questa nebbia, il sale, il rumore,
Questa è la differenza tra me in camisa e Giacomelli, che tante volte ho saluto, mi volevo fermare, e dico, avevo una macchia sul negativo, un po' sulla stampa, e ci facevo un'immagine da una macchia. La differenza è tutta lì, ma non è che ognuno cercava la sua strada, lui l'ha trovata poi proprio esaltando questo lato immaginifico, ecco, mentre il giornalista e anche il chimico, come era Camisa, il chimico che stia attento a la misura, la polverina, insomma, non era proprio la mappella, non era la situazione né di sottomissione né di, come dire, di peso maggiore, e ognuno cercava di esaltare la sua parte, la sua indole. E ho ritrovato, anzi, dovevo mandarci un libro di interviste su Giacomelli della Regione Marche, delle mediateche, io non ce l'ho, o forse l'ho infilato perché è uscito qualche anno fa, ecco, ho visto, non li conoscevo la copertina, visto c'era anche una mia testimonianza, no? E l'ho rinetta. E mi ha fatto ricordare di quella lettera che io gli mandai da Mosca, che le credo che non abbia sbagliato niente, perché mi sono trovato solo una volta in Mario. Della Mosca mi arrivò una rivista, forse febbraio, non ricordo, dove c'erano i cretini, e io gli scrissi una lettera critica a due tempi. Meno male, vuol dire che è innocente, perché la metà lettera ce l'ha, però l'inizio non c'è, in cui gli, ma non gli rifaccio, gli ricordo che lui aveva fatto oramai i suoi capolavori, l'ospizio, Lourdes, i campi sotto la neve, che sono per me le cose più rilevanti che ha fatto, queste, anche il macello, ma meno. No. Tornare a quelle esperienze, a quei tentativi bianco-nero che avevo fatto e che anche lui poi aveva sviluppato, bianco-nero così, soprattutto una con quel pretino, insomma quel girotondo. Il girotondo è troppo. Ecco. Insomma, uno poi disteso, gli altri girano intorno, un po' troppo. Per Mario lo trovai e l'ho visto, 11 anni che non si trova più. E poi questo di appoggiarsi a questo. Questa non me la metà, l'ho trovata anche lì, alle poesie degli altri. Poetico, sì, illustrare, scorriva, secondo me dovrebbero fare poesie sulle due foto, non per andare a portare giù vicino a scorriva le cose, sei poeta, fai il poeta, non andare a metterci in forno di scoprire per dire rispondo, insomma, ecco, queste sono le due critiche
che non che non posso ricordare con dispiacere, perché poi lui ci è rimasto male evidentemente quella dei palettini. Eh sì, manca una mezza lettera dove c'era. Se non è lei, è lui a cambiare, si vede. Avevo colpito giusto, ecco. Questo vorrei dire, non la sua bocca. Però ho colpito giusto. Poi so bene, hanno avuto un successo. No, sono. Ci incontravamo appunto raramente, lui diceva di non volersi muovere, non si muoveva, però veniva a Milano ogni tanto. Io ho l'unica fotografia di lui, la sua faccia, vestito da prima comunione, forse del tipo, ce l'ha lei? No, sì, un treno, si andava, non so, a Pescara o a Milano. Giovane era, non ha neanche mai visto. E cioè, andavo prima con questo poverino, poi mio fratello mi prestava in questi casi di Marghera. Andavo. Poi siamo rimasti, io poi andando via a Mosca, a Parigi, a Porto Cervino, di là, e ogni volta, tutte le mattine del Natale mi chiamava, o chiamavo io se, non, se verso mezzogiorno non avevo, perché ero fuori, per esempio. E ricordo come cominciamo. Ora, ma per dire, si raccontava le cose più o meno, cose familiari, e ci sentivamo per Natale. Poi l'ho rivisto una volta a Senegale, andavo in questa stupenda tipografia traballante, non so quale paura che qualche asse che avesse la borgese. Ma ideologicamente sulla questione del significato della fotografia, come li incontrate, sentivate i vicini? Ma avevamo gli stessi giudizi sugli altri. Niente unisce come l'antipatia dell'altro. Esatto, bisogna riconoscere. Gli americani non sanno bene. Esatto. Quindi, quello lì, vabbè, è così, un'amicizia. L'ultima volta mi sono sentito stare male, pure venire a salvarti, così. No, no, non c'è più da dire. Non sono presentato. Mi disse, altri amici ce l'hanno fatto, vedo domani, veramente. Quanti giorni. Grandi ci ha dato un esempio di come si deve condividere, è vero, anche l'esistenza insieme agli altri. Ci ha fatto vedere come la fotografia nasce dalle relazioni, anche dai giudizi, no? Da porsi davanti all'opera degli altri e prendere, rifletterci, anche parlarne male, no? Anche delle nostre, delle benissimo, grazie, ti sei dato tantissimo, noi siamo straordinariamente grati, e anche la televisione che ha registrato e potrete vedere in streaming questa conferenza rimane, e quindi non termina qui, anzi, prosegue, vero, nel tuo media che ti ha coinvolto tutta la vita. Grazie infinite, piacere.
Grazie.